Grande fratello, manca poco al via. Cosa sappiamo finora dei concorrenti? Tutte le novità quando comincia. Spoiler! Le telecamere del GF stanno per riaccendersi e questa edizione si annuncia una delle più chiacchierate di sempre. È quanto emerge dalle ultime ore di questi giorni sui nomi dei concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia nel corso dei mesi. L'ultima novità riguarda uno dei protagonisti più chiacchierati dell'edizione estiva di Temptation Island. Alfonso Signorini ha intenzione di ripetere le dinamiche relazionali che hanno riscosso successo lo scorso anno con Mirko, Perla e Greta. Farà entrare al Grande Fratello Lino Giuliano già a partire dal 16 settembre, data di inizio del reality. L'indiscrezione circolava già da alcune settimane, poi era stata smentita, ma alla fine Davide Maggio ha dato per certa la sua partecipazione. Grande Fratello, Lino di Temptation farà parte del cast. Secondo gli esperti di gossip dovrebbero entrare nella casa anche la storica ex di Lino, Alessia Pascarella, e la single Maika, ma in questo senso non ci sono conferme, almeno per il momento. Anche per questa edizione il cast sarà composto da VIP e NIP, ovvero personaggi famosi e persone non famosi, e sulle prime è in corso un tot nomi. Alcuni sono già stati confermati. Tra loro ci sono Clarissa Barth, attrice americana, Javier Martinet, ex pallavolista, Clayton Norcross, più noto per il ruolo di Thorn Forrester nella soap opera Beautiful. Nel cast, anche Enzo Paolo Turchi, coreografo e ballerino, Giulia Mannucci, influencer, Elena Prestes, modella, Iago Garcia, attore de Il Segreto, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petraoloro di Non è la Rai, che parteciperanno come concorrente unico. L'ultima VIP confermata è Jessica Morlacchi dei Gazzosa. Dovrebbero far parte di questa edizione del Grande Fratello anche Shaila Gatta e Luca Calvani, lei ex ballerina di Amici e Velina di Striscia la Notizia, lui ex corteggiatore di Uomini e Donne e oggi attore. Dal 16 settembre in poi, il Grande Fratello andrà in onda il lunedì e ci sarà un altro appuntamento settimanale. Anche questa edizione durerà 6 mesi e dovrebbero esserci circa 40 concorrenti tra VIP e NIP, che entreranno in casa nel corso del tempo. In studio, nelle vesti di opinionista, ci sarà la giornalista Cesara Buonamici. L'addetta ai social è ancora una volta Rebecca Staffelli.